time. One maniac at a time, we will take it back. You know time crawls on when you're waiting for the song to start. So dance alone to the beat of your heart. Hey, young blood, doesn't it feel like our time is running out? I'm gonna change you like a remix. Then I'll raise you like a beat. Wearing a vintage misery. No, I'll think you look a little better on me. I'm gonna change you like a remix. Then I'll raise you like a phoenix. Amici sportivi del grande wrestling, Emanuele Filoni, Davide Montebello, vi danno il benvenuto al grande evento targato WWEF Backlash. Sì, signori, siamo arrivati alla fine della conclusione, diciamo, dei conti di molte rivalità questa sera, perché ragazzi avremo probabilmente, appunto, finalmente i, potremmo dire, i papabili vincitori delle rispettivi scontri, tra cui uno di questi, appunto, Masada contro Morris Knight, che i due si sono battibeccati ormai da parecchio, quindi sarà molto curioso vedere cosa ci riserveranno questi due atleti. Comunque vedremo se sarà la resa dei conti, perché con questi due matti non si sa mai. Quindi vedremo un po', dai. Di solito, diciamo, dai, che Backlash è un po' la fine, potremmo dire, delle rese dei conti. Ora vedremo, dai. E tra l'altro anche questo, Steven contro FMO, che se Steven dovesse batterlo potrebbe qualificarsi, anzi si qualificherebbe, per il Money in the Bank Leather Match, appunto, come partecipante di Genesis, quindi è vero, tanta roba, sarebbe una grande affermazione per Steven. Poi titolo femminile in palio, rematch da Night Dreams 2, ovvero l'ex campionessa Sally McDorian contro l'attuale e nuova campionessa di Amazing Kennedy. Mamma mia, anche qui un match molto interessante, e anche qui forse un'altra resa dei conti, comunque, perché fra le due non è che scorra proprio è il sangue più bello della vita, diciamo, no, la perché verità. Poi il match è stato indietro in maniera un po' così, poi lo vedremo. Poi titolo television on the line, vai Davide. Se parliamo di resa dei conti, KGD contro Shawn Fily, cioè qui credo forse sia qua, la resa dei conti finale, proprio. Questo diciamo è tre mesi, dire, eh. Quasi, sì, match quasi simbolo della resa dei conti, potremmo dire, perché qui, se KGD perde, rip, è finita. Questo... Poi vado io. Il match. Vada. Tornato tag team match che vedrà da una parte lo strano duo formato da Catastrofe e Bernie, dall'altra i Number Brothers. Una coppia misteriosa, ma che ci sa fare anche in singolare tenzone. Sì. Che affronterà due ottimi singoli. E sarà curioso vedere come si svolgerà il match e soprattutto quanto reggerà l'alleanza Bernie Catastrofi, perché ricordiamo poi il titolo stare in palio, Raymond Kirk, l'uomo mandato letteralmente da parte del sistema per defraudare Andrew Sears, l'attuale campione, appunto, All-Star in quel di Civilization. Uno dei main event, diciamo così, no? Della serata. Sì, uno dei main event della serata, con Andrew Sears che secondo me ha un avversario un po' non tanto del suo stesso livello, la butto lì. Sì, è vero. Vabbè. Poi altra resa dei conti, Michael Thunder contro Tox Refor, contro il marcione per eccellenza. Alla fine Refor ha premente detto a Thunder: non seguire fan, poi alla fine ti pugnano alle spalle, ti scaricano. Anche se poi Refor è stato il... Vabbè, Refor non dovrebbe parlare, non meglio che non dica cosa pensi di lui già inizio per le cronache, che se no ci lincia. Poi questo è un match molto interessante, perché Tommaso Cappelli se la vedrà contro John Cage, anche qui un'altra resa dei conti, ma se Tommaso perde, abbandona. Molla tutto, almeno molla Genesis, poi non sapevo se andrà molla Genesis, poi non sappiamo se appunto andrà a Civilization o proprio fa baracca e burattini e se ne va definitivamente. Lo scopriremo solo vivendo.
poi titoli di coppa in palio, l'anti-army formato da Mr. Piebesa contro l'Elite, i campioni, ovvero Max Cougar e David Johnson. Anti-army che avranno il vento in pochissima, dato che nella scorsa puntata di Civilization sono riusciti a battere entrambi i campioni di coppia. Quindi, mette male per l'Elite. Hanno diciamo il morale alle stelle, diciamo la verità, Davide, no? Questi due manigoldi. Sì, Ma Nuvoldi neanche nel dubbio. Poi, vabbè, questo è il match che solo Rod può vincere, cioè sì, praticamente. Io vado con Rod. Il titolo hardcore sarà messo in palio appunto contro il Rod originale, diciamo, quello vero, che affronterà appunto l'attuale campione hardcore, ovvero il Rod Fasullo. Impostore. Barra l'uomo che gli ha rubato anche l'identità. E anche il cash, si può dire, perché alla fine è uno stipendio. È vero. Vabbè, poi uno dei match che attendo di più, titolo europeo in palio, Bordieri contro Soldier. E ti dico perché, perché Soldier probabilmente è il migliore di Civilization al momento, Sì. Comunque allo stesso livello di Sears, secondo me, sì, sono i due proprio cardine. E abbiamo visto Bordieri in grande spolvere, quello di Civilization. Sì, sì. Che è riuscito comunque a battere Storm, nonostante sia riuscito a batterlo per conteggio fuori. Poi questo, signore, è un match che attendo. Il Misfit Match, il puzzone Mike Emmett che si andrà a vedere contro il campione internazionale The Slack, ovviamente titoli in palio. Sono curioso di vederlo perché mi ricorda un po' il match che fecero Mike Emmett e Apocalypse, sai, no? In quella sorta di arena mezza abbandonata, sì, lì. Che cavolo era? Però lì era un'arena, qua andiamo a lottare altrove, quindi non lo so, vedremo. Poi titolo Divas in palio, Alice Walker, la figlia della Madre Oscura, contro Karen Cardiff, sì, la campionessa Divas. Un match secondo me che potrebbe essere già sulla carta 5 stelle, la butto lì. Sinceramente, sì, che questi due potrebbero rubare secondo me la scena stasera. È vero, è vero. Però, staremo a vedere. Vedremo cosa ci dirà il verdetto in ring. Eh sì. Dovrebbe mancare solo il main event. Ah no, mancano altri due match. Però signori, qui c'è forse la resa dei conti, più resa dei conti, sì, probabilmente, ovvero Drew Storm che se la dovrà vedere contro Christopher Pranzo. E io sono curioso di vedere come si comporterà Christopher Pranzo in questo match. Sì, è molto, sarà molto curioso, interessante scoprirlo, perché sappiamo che Christopher è molto, sempre un po' vigliacco. Invece ultimamente, non lo so, mostra anche un differente atteggiamento. Beh, ha sempre attaccato alle spalle, diciamo, la verità. Però titolo pesi leggeri in palio, signori. Brian Radley contro Ismael. Un match che potrebbe cambiare la carriera di entrambi, questo, perché parliamoci chiaro. Sono due dei migliori pesi leggeri, secondo me, attualmente in forze in tutta la federazione. E rappresentano il presente e il futuro, come hanno detto in quel di Genesis. Poi vi spiegheremo cosa hanno detto, meglio, cosa hanno fatto. Mamma mia. Poi, signori, il main event della kermesse, il titolo global in palio, in quanto il campione Rainer lo dovrà difendere dall'assalto del gangster Rockstone. Non mi sta venendo il nome, signori, siamo già bene. È scritto lì. Lo so, sto un attimo incriccando. Però, signori, anche questo potrebbe essere un main event veramente incredibile. Perché Rockstone l'abbiamo visto che è abbastanza incazzato come una biscia, è vero. Sì, avvisiamo intanto i telespettatori che ovviamente la card non era in ordine, quindi magari il primo match sarà Rod contro Rod, non lo so, quindi non lo sappiamo, vedremo. Vediamo cosa ci aspetterà come primo Match per Tio Television. Partiamo subito di cattive, cioè partiamo subito con la resa proprio dei conti totale tombale di questa card, potremmo dire. Una delle rese più importanti poi alla fine, perché quello sì. Vediamo se sarà accompagnato da Lee Brown. Vediamo. Probabilmente sì, perché si sta guardando dietro. Sì, sta attendendo qualcuno, vediamo un po'. È lui. Però se si fa accompagnare. Però si fa accompagnare da Lee Brown è strunzo proprio che GD, Dai, partiamo. Eccolo lì. Pronto. Che maestosità! Mamma mia! Vabbè, dai! Voglio vedere a dirglielo in faccia! No, però sicuramente qui KGD ha usato una tattica molto interessante, ovvero quella psicologica. Quindi
tanta roba, sì, vorrei dire qui. Quello sicuramente. KGD... A sto punto vedremo se Double White ha recuperato. Non credo, sinceramente. No, ma Double White non sarà, non è qui all'arena. E allora perché KGD si mette male, sinceramente? Cioè, non è qui all'arena, voglio partire purtroppo prevenuto, però. Sì, in effetti. Vedo male. Penso che KGD possa riprendersi il titolo Television. Sì. Abbastanza, direi, anche perché un certo KGD ha la polizza chiamata Lee Brown, che sarà al suo angolo e che potrà metterci forse non solo lo zampino, ma anche di più dello zampino, quindi non è facile per Shawn Fily, eh. Però Shawn Fily è comunque un grandissimo lottatore, anche se ha 53 anni suonati, però sappiamo che quando vuole tira delle performance. Diciamo la verità, Shawn Fily è stato un uomo di merda, perché allora, negli eventi speciali sappiamo tutti che i match che si vedono di più sono i main event e il primo match. No, giusto per dire, no, e chi c'è il primo match? Shawn Fily. Vabbè, dai, ci può stare, anche perché comunque è un titolo comunque Television che molte volte viene un po'. Posso dire, non ritenuta all'altezza. Sì, vabbè, ho capito, però nel senso, cioè, con vabbè, tutti i match che ci sono questa sera nella kermesse, proprio Shawn Fily si è preso il primo. No, ma gli hanno assegnato il primo match. Io lì te la posso dare la spiegazione. Dica. Vada. Dopo sarebbe troppo tardi per un vecchietto come Shawn Fily, no? Deve andare a letto dopo. Devo andare a mangiare il brodino di pollo con Double White. C'hai ragione pure tu. Quello è vero. Vabbè, sarebbe troppo tardi dopo per uno Shawn Fily non più abituato a certi orari notturni, quindi vabbè. Sì. Certo. Mi immagino come no. Mamma mia, a KGD prudono le mani. Secondo me sto match sarà, diciamo, bel. E madò, addirittura. Ecco. Gli fa dei vaghi segni di come posso dire, di possibile tentato omicidio. Sì, e Shawn Fily sembra abbastanza preoccupato non tanto da KGD quanto da Lee Brown, perché sa che può interferire, quindi sì, attenzione. Vabbè, basta solo una piccola interferenza per rendere il tutto, per mandare anzi il tutto a schifio, cioè non è facile. Shawn Fily guarda il titolo, lo riguarda un'altra volta e lo consegna all'arbitro, che si appropinqua a far partire le ostilità. Sì. Chiattaccia di quelle cattive che ha fatto il KGD. E vabbè, alzate il titolo, signori. Sì. Siamo pronti al primo match di questo evento di Backlash. Molto molto interessante. Si sente già la tensione, non so se ci hai fatto caso. Sì, mamma mia, si può partire, amici. Ecco qua, subito Shawn Fily che si fa sotto, serie di pugni qui. Lo fa Shawn. Supro flotto Ragbreaker, sì! Che va a segno, poi stomp. Sì. Partito forte il pluricinquantenne, che qua si becca per una Joe Breakhouse. E mamma mia, ecco. Questo non gli fa bene. Viene gli occhi! Vabbè. Qui addirittura, cioè, dire proprio quasi a fargli perdere la vista. Il calcio degli occhi, proprio. Gli occhi, a cavare gli occhi. Cioè veramente, KGD lo fa correre qui e lo... Niente, bravo Shawn che gli restituisce, diciamo, il cli... buonanotte. Sulla terza corda qui, aggrappato, KGD lo ributta sulla seconda e lo... Mamma mia, si sta mettendo male, Sì, Shawn. Uno stile di combattimento molto pane e salame per KGD, ma d'altronde quando hai a che fare con uno Shawn Fily esperto... Te lo puoi permettere. Sappiamo che KGD non ha mai avuto lo stile iper mega spettacolare. No, cioè molto infatti. Più sul solo. Invece qui, bravo Shawn con questa, con questo elbow all'angolo. Sì, però KGD mira molto alle braccia. Vuole impedirgli la cross face, sì, mi pare, vediamo. Però devi stare attento anche alla Switch Music. Mamma mia, soprattutto la Switch Music. Perché può essere improvvisa, può essere un bel, diciamo, come posso dire, in modo ma do ancora sulla gamba, però guarda,
ha infilato due calcioni sulla rotula che fanno provincia, anche alla gola. Anche KGD molto molto aggressivo, quello di Erno. Sì, non sta dando spazio eccessivo a Shawn Fily. Qui vediamo però Shawn lo sguscia via. Cosa fa? Prende in consegna e lo appoggia le corde sotto gli occhi di Lee Brown e lo ghigliottina qui. Shawn, non ti distrarre perché Lee Brown è furbo, eh. Anche che KGD è furbo. Tutto sì, valutiamo sì, questa coppia. No, bravo Shawn. Ti va a segno con un'altra neckbreaker. Grande. Sì, però devi variare. Devi modificare un po' il suo stile, Shawn Fily. Nel senso, la sua strategia più che altro. Lo so, però metti conto che un pugnazzo chiusissimo qui. Ha beccato due calcioni alla gamba e forse magari anche un leggero infortunio, che non, diciamo, non lo aiuta. Lo porta all'interno. Po', diciamo, raffazzonata qui è la situazione per Shawn Fily. Vediamo. Lo butta il suolo e infatti. Troppo morbido. Sì, troppo morbido e superficiale KGD. Qua Shawn Fily. Airship di KGD. Però una testata di KGD che va solo carica, attenzione. No, infla di DT da parte di KGD. Fa pure rima. Fa anche rima. Vediamo se fa rima con 1 2 3. No, però. No. Pugnato, c'è ancora Shawn, oh bravo, però non sta portando a segno, ma no, anche qui bravo che KGD qua, molto bravo, attenzione colpo addome, poi se lo carica, mamma mia, una caduta quasi in stile Death Valley Driver, potremmo dire. E poi close slam mamma mia, no, tutto consequences. Troppo presto secondo me. Vediamo infatti. Calcione al ginocchio. E vediamo Backbreaker. Mamma mia, del pluricampione Shawn Fily che no, degli occhi. Che KGD sa sempre cosa fare, sa sempre quale strategia utilizzare, Che KGD se fosse meno violento, secondo me potrebbe anche cambiare un titolo global. Crossface! Le corde non sono lontane. Ma la presa di Shawn Fily fa Giacomo. Il lavoro di KGD sta dando i suoi frutti. Eccolo ancora, lo fa correre. Sbaglia qui Shawn Fily. Arcarana di KGD addirittura. KGD è un peso leggero, quindi se lo può permettere una tecnica così. Però Shawn Fily sfrutta la sua esperienza con questa gomitata sul naso. Prova qui. No, gli ha ceduto la schiena qui a Shawn. Anzi, più la spalla, direi. Vediamo se va a segno adesso. Sì, spezza schiena, bravo. Funzioni così? Troppo vicino. Infatti, parato. LeBron. LeBron. KGD la prende e gli tiene una gomitata sulla rotula. Mamma mia. Shawn qui. Aglia qui Shawn. A vuotissimo. Crucifix. Non lo tiene, forse finito. Non voleva schienarlo, voleva soltanto difendersi, no, un possibile assalto. Ma secondo me qui è stato un errore di Shawn. Poteva provare lo schienamento in effetti. Ma sai quel braccio di Shawn, no, colpito più volte da KGD. Oddio. Come fa KGD? No, lo strozza addirittura. È sotto un libro che gli dice "Bravo fratello, tagliagli la gola". Cutter! Non ci credo. Uno, due, no. Shawn Fily c'è. Però sarà un match che non durerà tanto, perché poi Shawn non si può permettere un match di 20 Shawn minuti. Ha un buco nello scafo incredibile. Se non attenzione riesce ad uscire. No, cosa fa qui? Il Fast Buster. Mamma mia. No. Vediamo. Uno, due, tre. Shawn Fily c'è. Shawn Fily c'è. Tra molte virgolette, diciamo. Shawn deve usare la switch music in qualche modo, anche furbescamente. Small package addirittura. Uno, due. No. Shawn sta faticando tantissimo. Se non mette a segno una manovra di alto. C'è il comeback ancora. KGD si è proprio studiato a casa il match, diciamo la verità. Sì. Vediamo. Poi che fa? Tagliola il braccio. Sul braccio mezzo infortunato di Shawn Fily, tra l'altro. Però Shawn Fily sfrutta l'altro, ovviamente, di braccio per liberarsi. Però qui, mamma mia, che brutta caduta sulle costole. Bravo Shawn, calcione
forse all'indine è qui. No! Parato no, qui! Lubrano. Incredibile! Lubrano l'ha parato. Close slam, non ci credo. Non ci credo. Close slam! E qui che GD deve soltanto chiuderlo, ma ci mette una eternità. Eh sì, ha visto l'angolo, voleva fare qualcosa di brutto, ci ha ripensato, ma ci ha sprecato tempo inutilmente qui. KGD che ora si becca un pugno. No, invece, mamma mia, lo riprende, pugnazzo no. Di Shawn Fily, braccio teso, lo butta fuori Shawn. No, Shawn, no, non volare, attenzione di Brown. No, attento, attento, infatti anche l'arbitro dice attento Shawn. Volato! No! Troppa irruenza qui di Shawn, ha preso male le misure, però va segno col drop, meno male. Sì, però ha perso tempo. Questo dropkick sarà anche una bella mossa da vedere, ma poco efficace. Sì. Il problema è che guardano là che c'è la faina Lee Brown, già pronta a colpire di prepo violenza. Oh. Spezza braccio però qui di Shawn Fily, che lo rimanda all'interno del ring. Occhiataccio no, di Brown. No, arbitro! Oh, meno male. No, Shawn! Rischioso, rischioso! Vuole volare. Invece no, va segno. Più o meno diciamo. Oh, però c'è Lee Brown che vabbè, interferisce però, nel match. Dai. C'è Lee Brown che interferisce. Dai, però, no, dai, però dai, no. Sei in ciù, la torture rack. Into power bomb. Mamma mia. Finita. Uno due, tre. No. Oh, cioè forse ha causato un leggero infortunio al collo, Sì. Ho visto chiamare l'arbitro, ma... No, attenzione, parato il colpo. Spezza schiena? Sì. Sì, 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 sì. Però la schiena no, non mi sembra il punto ideale per colpire KGD, sinceramente. Ma secondo me è più le gambe o sì, il collo. Il collo. KGD, sinceramente. Vediamo, Shawn troppo attento. Lento poi Shawn, troppo lento, infatti. Cioè, stava anche boccheggiando Shawn. Io vado a schienamento, uno due. Ci ha messo una vita intera. Shawn non ce la fa più. Shawn, vediamo se riesce a mettere i remi in barca. Che ho senso? Sì, ce l'ho, ce l'ho! E stavolta è dentro! Oh. Stavolta è dentro! Stavolta è dentro! Qui. Vediamo se riesce KGD a liberarsi. Sta per cedere KGD! Vediamo se riesce. Sta provando a portarsi. No! È riuscito a portare la mano avanti. No, si è distratto! Sì, però Shawn, non ti può far distrarre così. Ecco perché KGD è riuscito ad aprire la presa. Perché Lee Brown gli ha rotto le palle, diciamo la verità. Mamma mia, però. Eh sì. Oh, calcione qui. Calcione. Diritti. No, spezza braccio. Sul braccio infortunato. Mamma mia. E martoriato di Shawn Fily. Qui però, sbaglia KGD. Attenzione. Switch in movement. La posizione la è giusta. C'è. Dai, dai. Oddio, grande. Oddio, ci dai, siamo. Dai. Momento dai. Di svolta del match. Andiamo. La diagonale c'è, la diagonale c'è. Sì, l'ha preso! A segno, vediamo. No! Oh, arbitro! L'arbitro si... No, vabbè, dai. Ci provo ancora, no, ma... Vabbè. Qua ha perso tempo. Stavolta, secondo me, è troppo telefonata. L'ha parato, no, dai. Troppo telefonata, è gomitato sulla gamba, quindi lì, KGD. Mamma mia, però... che disdetta. Che disdetta. Sì, però se io ero nella dirigenza, impediva Lee Brown di essere lì a bordo ring, cioè... Ancora, no, no. Sì, ma tu ti ricordi come ha ricevuto il match KGD? Quindi, uno, due e tre. Vabbè, sì, però qui, se non ci fosse stato Lee Brown, sarebbe stato un risultato molto diverso. Sì. Perché forse, ok, che Shawn aveva il braccio martoriato e forse la crossface non era proprio al 100%. Però l'interferenza ha aiutato enormemente KGD. No, ma secondo me se non c'era Lee Brown già con la seconda crossface l'ha finito il match, perché l'aveva messo dentro in maniera molto certosina. Sì, è vero. E dunque KGD torna campione television ancora, se non sbaglio, la terza, quarta volta il campione television. Forse quarta volta direi, Forse, sì. Diciamo la verità, è il campione più vincente del titolo television, potremmo dire a questo punto, perché cioè l'ha vinto un sacco di volte questo titolo, anzi forse è proprio lui l'unico che l'ha vinto più di due volte, vorrei dire una castroneria. Sì, no, sicuramente però... più di due, sicuramente quello sono sicurissimo, guarda, però questa volta l'ha vinto in maniera un po' troppo, cioè. Sì, ma vabbè, ok. Oh, tanto Tommaso qui che si prepara. Eh sì, fra poco toccherà a lui, amici.
diciamo una bella spada di Damocle per, sì, ma... per noi. Però sì, ma Tommaso ha sbagliato qua. Cioè, che senso ha? Cioè, vendere la propria carriera, cioè metterla in palio la propria carriera poi posta a Genesis. Non lo so sinceramente, cioè boh. È vero che lui, ti ricordi, no? Nei suoi promo ha sempre detto di avercela a morte probabilmente con Boy Orton, con la dirigenza, con Genesis, insomma in generale. Però mi sembra un po' esagerata questa sua decisione. Sì, cioè, anche perché, oh, Tommaso, poi c'è anche da dire la verità, è arrivato a Genesis e la prima cosa che ha fatto a Genesis è stato vincere il titolo pesi leggeri, eh. Cioè, quindi non è che gli è andata poi così tanto male alla fine. Il problema è che ha voluto mettere, secondo me, in palio la sua, troppo, diciamo, simpatia, la sua carriera qui a Genesis con un giovane lanciatissimo come John Cage. Cioè, mi pare troppo esagerata la situazione che ha voluto che ha voluto mettere in palio, anzi Tommaso in questo caso. Sì, infatti, perché... anche fan, no? Che abbiamo incontrato fuori dall'arena ci hanno detto, ma com'è possibile una cosa del genere? Perché molti sono interessati a questo match, eh? Magari noi non abbiamo l'abbiamo un po' sottovalutato, no? Perché non è un match titolato e tutto, però molti fan sono interessati a questo match. Sì, ma quello che, io ripeto, quello che mi fa strano è che non capisco il perché Tommaso abbia voluto fare una decisione simile. Cioè, la trovo un po' insensata come cosa, dico la verità. Ha preso la decisione più controvoglia, però forse quella che, sai, dovessi vincere, sarebbe come dire, ho dimostrato di meritare di essere un membro di Genesis, però non è che... ho capito, però facendo così anche più, diciamo, ti metti sulle spalle non un masso, ma proprio una montagna, Sì, perché poi alla fine se dovessi vincere contro John Cage non è che vabbè il titolo del mondo. Quindi. Infatti. Cioè, anche perché, con tutto il rispetto, John Cage è arrivato da poco. Cioè, non è che dici qui da 3 o 4 anni, si può dire ha fatto. No, è arrivato da poco, quindi perché Tommaso mette la carriera in palio? Non lo so. Staremo a vedere però come si svolgerà il match, anche perché io credo che l'uomo là che sta arrivando non sarà molto dell'idea di farsi battere, quindi Tommaso dovrà vendere carissima la pelle, Cioè, ma noi prima siamo passati qua davanti a questa porta e tu non mi hai avvertito. Stava un John Cage selvatico. Tanto mi eri, di fianco, se apriva la porta di qui prima che ci andavo prima giù, già fuggito. A gambe levate. È andato nella zona catering. Dai, no, che bastardo. Se ti trovavano, morto nella rega. E successo. Tra poco potrebbe capitare anche a Tommaso, Una cosa, una roba simile. Eccolo qui intanto John Cage che si appropinqua ad arrivare o ad attraccare, potremmo dire, perché beh, potremmo definire una metafora fatta, John Cage, soprattutto anche col braccio mezzo bionico, quindi tanta roba. Tanta roba John Cage, ragazzi, che secondo me nel giro di 3-4 mesi potrebbe davvero raggiungere il titolo di campione internazionale. Ma anche quello Trevicio anche adesso se dovesse battere Tommaso, Sì, assolutamente. Però secondo me lui non è poi uno che deve vincere tanto. Ma io se fossi lui è uno John che deve terrorizzare. Infatti, poi non mi fossilizzerei sul titolo television, perché ci sono molti atleti che hanno in questo caso pure KGD è l'esempio lampante, che si è concentrato secondo me in modo troppo ossessivo con quel titolo. Cioè, ok che magari è un titolo che dici, oh, l'ho vinto, ho vinto una pseudo leggenda per essere il vincitore più clamoroso di quel titolo, però non vai avanti, cioè ti affossi in un certo senso. E poi comunque sia un titolo minore, un titolo di lancio. Di lancio, ecco, sì. Sì, infatti, cioè, quindi. Però, signori, banda alle ciance, pure alle pance, ora si può partire. Tommaso su! Cioè, è come andare contro addosso a una montagna. Però attenzione, è bravo Tommaso, ha le gambe. Ha le gambe, ottimo. Spallata dritta sulla gamba di John Cage, però qui si gira e lascia a fianco a John Cage che lo prende. No, scontro fra i due. Vediamo. Tommaso è meglio. Sui 100 kg, John Cage sarà a 130, penso.
40. Beh, però c'è confronto comunque pari alla fine. Oh, Malanga all'angolo di Tommaso. Sì, perché Tommaso pesa solo 100 kg, perché uno dice ma è grosso. Sì, però sotto è magrino, insomma. Era... Sì, mio Dio! Oh mio Dio, mamma mia. Crossline incredibile. Beh, diciamo che un po'. Oh, pugnazzo però di Tommaso chiuso su, quasi sul collo. Sì, ma ci è partito al razzo, vediamo. 3-2. Se Tommaso non vuole perdere te, però, ecco fatto. Ecco. Ha detto questa è la via verso casa, Tommy. È la via però verso casa. Ci sta come paragone. Va a casa dopo se dovesse perdere, quindi. Giusto, c'hai ragione. Intanto i due si menano all'esterno. John Cage alla meglio. Sulla rissa diretta non c'è praticamente storia, cioè lo stiamo direi abbastanza notando, cioè, ma John Cage ha distrutto anche Morris Knight, cioè ha sconfitto Morris Knight, ragazzi, non l'ultimo arrivato, quindi come pensa Tommaso? No, grande Tommy qui che sfrutta il peso in gli vuole, diciamo, lo posso dire, mungere la testa, sì, in un certo senso. Gli vuole rompere i timpani anche, Davide, in quel caso. Le orecchie. Va con il suo splash spettacolare, no! Tommy, non rischiare. Il panzai splash di Tommaso Cappelli. No, questo è il panzai splash. Ancora! Non ci credo, segno! Segno, cosa fa Tommaso? Lo prende e... John Cage dice no, vai via. Addirittura. Anzi, spallata di Tommaso, ma John Cage non va giù. Attenzione, Cobra Clutch! Cobra Clutch! Segno, non ci credo. No, il banzai drop. Con l'arbitro che l'arbitro ha rotto. Sì, ma l'arbitro ha interferito qui nella serie di Tommaso, ma mi scusi. L'arbitro qua ha distratto parzialmente le bellicose azioni di Tommaso. Sì, infatti, Tommaso gli stava dicendo levate il manzo qua. L'ariat. Ma strana decisione qui dell'arbitro, sinceramente, pochi istanti prima. Attenzione a Tommaso! Ma un bacio? No, lo prende in giro. Ma qua Tommaso è giù là. Permanenza in palio qua Genesis. E che fai? Lotti in questo modo. Beh, tutto. Ma diciamo che il suo stile, John Cage va un attimo all'esterno per rinfrescarsi le idee. Fissa e scruta Tommaso. No! Fa? Prende un oggetto. Oh no, però lo lascio andare. Mamma mia, Tommaso invece qui. Fa una figuraccia. Oh mio Dio. Mamma mia. No, non prendere l'oggetto. Che poi mamma farebbe mia. Il gioco di Tommaso. Sì, il gioco di Tommaso. Perché bravo. Perché se lui si fa squalificare alla fine, è meglio per Tommaso, paradossalmente. Sì, Tommaso vince. Perché sa. Diamo serie di pugnazzi però all'esterno qui. Mamma mia. Ragazzi, tornate. Mamma mia, ancora. Violenza tannica comunque, cioè, veramente. Quella di John Cage. Lo prende. No, bravo Tommaso. Un colpo. Forse con po' basso. Arbitro. Siamo a 9? I due ritornano nel ring. John Cage viene preso. Mandato lì sul. Bravo Tommaso. Molto bravo. Molto bravo, però. Troppo lento. Ciao Tommy. Oh, calcione dietro al ginocchio. No, forse colpa alle palle. No, però, sollevamento. Suplex. Qui avanti. Mamma mia. Ottima prova di potenza di Tommaso. Sì. Che ha fatto Tommaso? Niente. Niente. Perché John Cage lo ha parato di brutto. Però, ancora colpi alla coscia qui. Tommaso comunque sta avendo. No, cos'è? Che ha fatto? Non ho capito, sinceramente, cos'era quella carciofata e faciolata. Una sorta di body scissor, potremmo dire. Vabbè, la roba strana di Tommaso. Però, lo segno con il calcio. No, Magic Blow! Non ci credo. Ma vincere Tommaso. No, beh, dai. Uno, due, e tre. No. Che sfiga. Veramente per pochissimo, mamma mia. Veramente, match molto intenso, Non mi aspettavo un match così acceso, tra i due. Veramente, mamma mia. Qui c'è John Cage che lo aspetta al varco, però. John Cage lo aspetta al varco. Chuck Slam! No! Guarda Tommy che prende la forza dei tifosi come Goku. John Cage è stato molto bravo, Davide,
perché è rotolato sull'apron. Però qui Tommaso ha perso tempo, si sta mettendo a posto i pantaloni. Tommy però è che oh, però vediamo colpo no Tommaso tra l'altro stava cercando di asfissiare John Cage con sì. la sua giacchetta lì, mamma sì. mia qua la asfissia John Cage no alla Dio. Sua maniera e poi mamma, bomba di potenza. No, qui gli ha riaperto i polmoni, diciamo, dai, detto, sì. Si rialzi, venga qui che questa serve per, diciamo, liberare le vie aeree del collo. Sì, è vero, altro che intubazione qua, Veramente, cosa fa? Lo prende? Death through, attenzione, di John Cage, che però qui, Si perde un bicchiere d'acqua. Forse qui ha centellinato un po' troppo. Tommaso l'ha portato. Close l'affromello! Uno! Due! No! What? Tommaso faccio di vigorello. Perché sostanza sta prova la cobra. No. Mamma mia, niente, ragazzi. Che incontro. Magic Blue! Non ci credo. Il match va a muovere. Vediamo uno, due, no! Mamma mia ragazzi, incredibile. Ma Tommaso comunque sta lottando egregiamente. Si dispera questo Franz. Dove vai Tommy? Dove vai? No. Ma dove vai? Vuole volare? Sì, German suplex. Tommy qui come c'è, cioè, qui come mandare sinceramente a fanculo un match, dai. Cioè, ma perché? Vediamo, adesso John Cage alla meglio perché se la rissa diretta alla lungo anche. Vediamo però Tommaso punto chiuso qui. Lo fa? No! Colpo basso di John Cage spallato! Shoulder block! Questo è un treno merci, che ti devasta. Mio, veramente. E ti investe. Vediamo però Tommaso anche lui colpisce dietro al ginocchio. Testata di John Cage dritto sul capoccione. Oh! Braccio tempo! Oh, attenzione! Eh sì, l'ha colpito molto bene, Sorta di lariat questo. Oh. Tommaso che sta reggendo bene, sta reggendo bene l'urto, stasera. Mamma mia. Deve farlo, Davide. Spallata, però delle volte si butta un po' via un po' troppo chance Tommaso, Andiamo. Niente. Ammirato agli arti inferiori, però ho avuto quasi una reazione di istinto John Cage, non so se hai notato in questa difesa assurda. Tommaso qui secondo me ha voluto pretendere un po' troppo. Cosa fa qui? Che sbaglia a mirare gli arti superiori, sinceramente. Cioè lei gli ha infierito sulle gambe comunque. Perché non confermare appunto il danno a quella zona? Cioè, è vero. Non ho capito sinceramente. Andiamo. Oh, calcio. Mamma mia. Che botta. Death through. No. Non ci credo. Oh, colpo dietro alla nuca qui di Tommaso. Non ci credo. Cobra Coccio. Schienalo. E invece no. Mamma mia. Non lo schiena. No, lo vuole sotto. Fa col panzai drop. È il momento giusto. Ma schienalo, Tommy. Ma che sta a fa? Troppo tempo. Uno, due e tre. E qui però, arbitro. Secondo me è toccato. Secondo me è toccato, Forse John Cage non si era accorto del conteggio, perché molte volte i lottatori fanno così, no? Appena sentono il 2 c'è quasi una molla! Vabbè, dai. Che sbaglia completamente. Cioè, ma che sta a fa? Vediamo. Adesso John Cage lo prende, cosa fa? No! Lo appende come panni del bucato. C'è lo schienamento. Vediamo uno, due. No, mamma mia! Mi fa comunque sono invisibile, non si aspettavano una contesa così combattuta. Però ancora! Non ci credo, grande zombie! Lo basta! Via. Basta! Vabbè, lo prendo! No, pugni chiusi! Sì, limite squalificabile, però! Oh! Il pubblico comunque è contento perché finalmente vede un Tommaso Cappelli fuori dagli schemi. Mamma mia! Gagliardo! Mi sta piacendo! Mi sta molto. Come si dice dalle due parti. Va ancora a infierire sulla testa di John Cage, mamma mia! Lo vuole smascherare letteralmente ora con questa nervosa. La presa un po' morbidina, un po' flessibile qua. John Cage però si sta incazzando, John Cage. Non si aspettava un Tommaso così. Grande!
Un braccio teso, non ci credo. Questo braccio teso mi ricorda il Ringo Bomber di Barclay, se ci fai caso, perché ha lo stesso movimento. Ma sai che della... sai quando sei disperato, poi un po' attingi. Ah, sicuro sì. Vediamo. Oh, boh, mamma mia! Forse l'ha colpito la diga del castoro con lo spigolo del tavolo, non vorrei dire, però. Vediamo. Tommaso ha fatto i colpi. Donatello, ancora lì, bravo. Vai a ferire sulla gamba. Cosa fai? Ci deve provare. Ci deve provare, prima o poi. Sbaglia, peraltro ha cozzato con il piede contro la corda, non so come abbia fatto. No. Sì, ma si è autoucciso, dai, qui. Tommy, ma perché? Ma sai, Tommaso ha quella mossa che se ti prende vinci quasi sempre, Vince quasi sempre. Ho capito, però. Non ci credo. Beh, ancora pugni chiusi qui, arbitro però qui, sì. Non può chiamare la squalifica però. Si fa cannonball. Sì, assegno. Vediamo. Tommaso comunque che sta non cara, ma proprio carissima. John Cage sta lottando di riserva sulla difensiva. Sì. Non sta facendo un gran match, John Cage, sinceramente. Non si aspettava, secondo me, un Tommaso così cagato. Ho parlato. Però si è cucato un belli tu belli, mamma mia, sì. Terribile. Se lo carica, Tommaso, grande Tommaso, lo prende, lo fa correre contro le corde, ragazzi, che incontro. E poi lo lancia in aria qui. Di nuovo Tommaso, ti faccio volare ancora di nuovo. Sì, mamma mia. Ora però devi chiuderlo. Magic Blue, non ci credo. È terzo. No. Troppo macchinosa sta mossa, io l'ho sempre detto. Troppo macchinosa. Sì. Tommaso si vanta adesso. Ha il supporto comunque del pubblico, che non è una cosa da sottovalutare, Lo fa qui. Cobra clutch. No. Bravo, la schiena. Bravo. Va bene, non avresti mai fatto cedere Tommy con un Cobra clutch, quindi ha fatto bene, sinceramente. Poi Kenno. Senton Cannonball se male, dai. Vabbè. Non è all'angolo, però, vabbè. Senton. C'è lo schieramento. Uno, due. No. In ritardo qua lo schieramento di Tommaso, che sa, sì. Sente la pressione, la sente tantissimo, qua è lontanissimo, vai. Ma dove va ancora? Tommy. Ma no, qui perde. Cosa l'ha preso, non benissimo, l'ha preso un po' di striscio, però lo va a schienare adesso, vediamo. Uno, due e tre. No, Tommaso c'è. L'ha preso di striscio. Si nota la differenza. Però qua. Mi sa che non lo prende tanto di striscio qui, Mamma mia, ragazzi. E lo morfa con questi cazzottoni incredibili. Mamma mia. Addirittura col gomito. Mamma mia. Cattiveria allo stato brado, potremmo dire. John Cage ama la distruzione, qua ce lo dimostra. Lo prende e lo... No! Che fa? Mamma mia! Power bomb! Con tutta la potenza! Ancora, mamma mia! E un'altra, come dire, stai giù, porta... Finita! Uno, due, no! Ci credo, Tommaso c'è ancora! Tommaso, l'occhio della chiesa. C'era, Tommaso c'era. Tommaso ha chiesto quasi pietà. Uno, due, no! Non ci credo, Tommaso c'è. Ragazzi, clamoroso. Mamma mia. Che incontro, Sì, forse qua finisce più capote probabilmente. Sì, perché Tommaso ha combattuto bene, però ha sbagliato tre volte dal paletto, Davide. Ma è voluto andare dal paletto per quale motivo? Cioè, quello che non capisco. Se lo sguscia via. Tommaso, lo prendi in consegna. Stanchissimo. Cos'è? Troppo! Non ci credo, giro piede nei Marros. Sì, ma Giochegio è già piedi. Forse non l'ha colpito benissimo, Diciamo che l'ha preso un po' alla bene e meglio Tommaso. Andiamo, step suplex. Schieramento incorporato. Uno. Non ci credo, mamma mia. Ragazzi. Vediamo. Tommaso cosa fa qui. Sgruscia via con questa Dragon Screw. Tommaso si King Konga qui. Mamma mia.
cosa fa? No, non ci credo nel comeback. Il comeback di Tommaso. Eh sì, Shawn block e poi si salva Tommaso sulle pro ring. Forse è il Tommaso più coriaceo di tutta la sua carriera. È vero, cioè, veramente. Beh, guarda, forse anche, oh, su... anche in passato con ti ricordi, vecchi lottatori come Paul Jason e Ben. Vediamo. Qui però John Cage alla meglio. Pugna. No! Colpo forza. Alla zona addominale. Oh mio! Al ginocchio. Oh. Mamma mia, gli ha tirato una papagnata. No! Qui no, sbaglia Tommaso. Esagerato no, qui. Sì. No, però grande difesa incredibile quindi niente. John Cage avrà sempre la meglio su questi scambi. È vero che quello colpisce. Guarda Tommaso. Sempre su quella gamba mezza infortunata, Se Tommaso riuscisse ad avere un colpo di... Cosa ha fatto qui? Gli serve una tecnica di sottomissione alla gamba. Braccio a te. Tommaso, con tecnica di sottomissione alla gamba. Basta una... Guarda che Boston Crab, Non è che si deve mettere che capito, mossa. Però... non mi fare molto a Tommaso. Tommaso che si... scrolla, si scrolla, scusate. Il sudore da... Cosa fa? Schiena. Backbreaker qui! Che mal di schiena! Però John Cage sembra Cage non sentire alcun dolore. Questa è una cosa strana. John Cage mi sa diventato. Mamma mia, è finita qui. Uno, due, tre! Tommaso ci saluta. Tommaso non è più parte del roster di Genesis. Ma però che fatica, Sì, ha voluto puntare un po' troppo grosso e posso dire la verità, perché cazzarola ha voluto volare? Perché? Che poteva pure vincere magari. Il problema è che ha visto che con Magic Blow non ha ottenuto alcun esito, alcun successo, alcun risultato. Ha voluto volare, che deve fare? Cioè non posso neanche dare troppo la colpa. Guarda che qui, da, cioè. Ma comunque John Cage, il suo primo match in un evento speciale si è rivelato più difficile del previsto, perché Tommaso ha tutto da perdere, certo che adesso potrebbe andare a Civilization perché non credo che se ne vada dalla federazione, però vedremo cosa riceverà il futuro per Tommaso, o magari qualche mese di pausa, può essere alla fine, e chissà ora cosa riserverà il futuro a John Cage, per vantarsi di questa vittoria, di aver buttato fuori Tommaso. Oh mio Dio! Ma questo è Caffiulo! È la musica di Caffiulo! Attenzione! Che vuole Ken? Che Ken il demone! Il demone! Ken qui che si ripresenta dopo una vita, potremmo dire. Una vita, qualche mese di assenza. Però che Fiulo che si presenta dopo un match, non magari prima del... No, in... a lanciare la sfida. Così invece... Dov'è? Ecco qua. Eccolo. Abbiamo intravisto l'ombra in mezzo all'oscurità. Il demoniaco che è Fiulo. Vedremo se magari... forse è andato all'Urb. Si presenta a John Cage, quindi, perché John è rimasto all'interno del ring. John è detto me. Ma che parola è questo? Comunque sia John deve stare attento perché adesso può diventare un bersaglio, è vero che non è un campione e quindi è che è arrivato un mese fa, però è famoso anche altrove, è uno così grosso che non è che lo trovi dappertutto, quindi appena sappiamo se cosa sia successo a Kenfiro in questi magari si è allenato a dovere ed è ritornato il Kenfiro dei bei tempi. Può essere, il pubblico è tutto con lui, Il pubblico ovviamente è con Fiulo. Se diciamo la verità, ragazzi, in quel di WrestleMania ha vinto un po' a culo, siamo messi. Però ha vinto, quindi alla fine può dire io ho vinto, è vero che Trevor non ha lottato proprio. Però è pur sempre una vittoria un po' me. Quello è vero. Però quindi non ha rubato niente, quello no, però vedremo se magari veramente è riuscito un po' a levarsi un po' quella sfiga che aveva di dosso, comunque abbastanza importante, perché ragazzi Ken ha avuto, diciamo la verità, numerose sfighe nella sua carriera, se siamo onesti, se non quasi tutte sfighe, però vabbè,
Sì, da quando ha accettato di mettere in palio la sua title shot, no? Contro Jack Adams. Sì, mi sembra un po' che la Dead Bandata gli avesse praticamente, come posso dire, voltato le spalle. Cioè, Giochegge sta dicendo, ma che vuoi adesso? Cioè, anche perché John non è che abbia alcun titolo, quindi... Sì, John si sta facendo un attimo stretching, perché ho detto qua, secondo me, questo è venuto qua a rompere le palle, quindi... Meglio essere preparati, va. Sì. Mamma mia. Inizialmente pensavo si trattasse di Ferri, visto che hanno più o meno un universo molto simile, invece sono stati in Song. Quella di Ken Fugo. Vediamo cosa vuole Ken, perché... Preso un microfono. Spara una decisione. Sentiamo un po', sì. Ken, dai. Sì, qui Ken ciurla in un certo senso un po' nel manico alla fine, nonostante dica comunque una cosa giusta. Però... sta quasi riferendosi a Ken Fury come se non fosse lui. Sì, in effetti, strana. Strano questo comportamento da parte di Ken, Sì, come dire, io invece a differenza di Tommaso credo alle tue parole, perché insomma. Però Ken Fiulo era come Tommaso. Ken Fiulo non credeva a te, ma il demone o comunque chiunque sia, chiunque io sia, ti credo. Sì. Interessante comunque le parole che sta rivolgendo. Sì. Eh sì, probabilmente sta dicendo siamo simili. Tu parli di distruzione, io parlo di distruzione. Tu parli di violenza, io parlo di violenza. Ma c'è una cosa che sono venuto a dirti. Giochegge però non mi sembra molto interessato, eh. Vabbè. Mamma mia, è tanto tempo che non vedo un Ken Fury così, così qui deciso. Ken, sì, qui Ken esce, possiamo dire la verità, dopo forse anni, le palle. Sì, però diciamo che John Cage lo prende giustamente un po' per il culo. È una risata piuttosto malefica, non è una risata di quelle... belle da sentire. Sì, come dire, sì, come dire. Bravo. Fabio, provaci. Sì, perché probabilmente sta dicendo io sono come te, no? Sono un demone, ma alla fine credo nei tuoi valori, nei tuoi ideali, bah. John Cage non l'ha presa bene, nel senso l'ha presa a ridere, come dire, non tu non vale niente. John Cage dice, beh, vabbè, se dici tu che sei un demone, convinto. Basta che ci credi. John Cage, sì, se non mi fa, farebbe becco, bravo. Lo sai perché? Perché comunque John Cage è fresco. È meglio evitare in contatti. John Cage gli ha detto praticamente, vabbè, sì, belle parole, però parla. E me ne posso dire. Sì, ma alla fine John Cage ha vinto il suo match, Davide, no? Che me ne frega, di rischiare un infortunio, di fare una figuraccia. Vero. Sì, in effetti. Vabbè, noi ragazzi invece ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo. Quindi mi raccomando, restare con noi. Siamo pronti per, diciamo, la seconda sottoparte. Sono sempre in difficoltà a definire queste, perché siamo ancora nella prima parte. Al continuo della prima parte, scusi, Non è che c'è tanto di difficoltà. Scusi. È bello dire la seconda sottoparte della prima parte, dai. Ti piace, no? No. A parte gli scherzi, dai, a parte gli scherzi. Siamo pronti per il match valevole per il titolo... Arcora? Ah,
Oh. Ok, perfetto. Vai. Vabbè, però poi. Ma che bello che questa sera sono stati, diciamo la verità, stronzi gli amici della regia perché non ci hanno dato la card. Sì, infatti. Quindi. Gat. Le cose all'ultimo non ci piacciono. Cioè. Dovete imparare. Purtroppo. Sì, beh. Questa sera sono stati molto. Sì, è vero. È vero. Però sono curiosissimo a vedere questo match. Perché qui, insomma, Rod è tornato. Però deve affrontare la realtà. La dura realtà, ovvero il campione del core. Sì, ovvero Rod. Sì. O come chiamarlo. Sì. Mamma mia. Sarà molto interessante vedere come si comporteranno i due. Perché secondo me il Rod Casullo giocherà molto sulla psicologia, sì. Questo match per perché secondo me Rod Fasullo un po' di mosse copiate dal vero Rod. Ma secondo me faranno le stesse mosse, te lo dico io. Dopo sarà un match abbastanza strano. Sì, infatti anche per noi che commenteremo sarà abbastanza strano. Però vabbè. Vabbè. Sì, anche per noi, però beh, noi siamo abituati, abbiamo sul gruppone più di 700-800 telecronache, quindi siamo furti. Siamo furti. Mappo Giordano. Che ha detto? Come direbbe Mappo Giordano. Vabbè, tu non sai, non penso che lo sai. Lo conosci? Vabbè, dai, a casa avranno capito, dai. A parte gli scherzi. Il vero, senti io. Il falso Rod, il campione. Mi fa morire però. Come gli amici della regia non abbiano neanche avuto, diciamo, il buon costume di cambiare l'ingresso al Rod Fasullo. No, ma poi. Grande! Cioè, mi sembra di vedere due uguali, due persone identiche. Confronto, poi vabbè, magari fisionomicamente non sono molto uguali. Sì, okay. Ma già da adesso, già dall'ingresso è strana. Dai, sbrigate le entrate, già giusto un po' di vedere. Non c'è così. No, nel senso comunque, ragazzi, secondo me, ripeto, vedremo tante mosse qua. Perché se è il vero, cioè, se il falso Rod ha copiato benissimo il vero Rod, sì, avremo un match abbastanza inusuale. Sì, un match ambiguo, come posso dire. Sì, infatti anticlimatico. Anche nell'arena, diciamo la verità, non è che ci sia, come posso dire, eccessivo clamo. Cioè, sono un po' rimasti un po' straniti, ecco, diciamo la verità. Molti stanno anche parlando di Ken Fiulo, ho sentito due qua vicino che parlavano di Ken Fiulo e del ritorno. Giocheggio comunque ha preso molto, D'altronde ha buttato, probabilmente ha eliminato uno come Tommaso Cappelli dalla roster di Jazz. Una cosa molto, diciamo, impattante in un certo senso. Eccolo qua, per il titolo del core che si mostra nella sua grafica, diciamo, molto caratteristica. Cioè, sì. Sì, appunto. Vabbè. Ecco qui Rod vero, RV, potremmo chiamarlo, o VR, se preferite, VR. Contro... cosa sta dicendo? Basti! No, okay. Basta! Basti! Impatti la palla. Io penso che questo match ci abbia già contagiato. No, ma è una situazione, cioè, è anticlimatica come cosa, perché è successo forse poche volte, proprio sulla, no, sulla punta delle dita. Sì, e... non lo ricordo, insomma, altre volte. Cioè, mi ricordo Mike Emmett quando erano in due nel Misfit match contro The Apocalypse, però è diverso, sì, è un'altra situazione. Sì, ma... c'è un po' anticlimatico perché qui le fighe sono, diciamo, nelle puntate settimanali che si scontrano a parole e ancora. Però ora che inizia il match anche l'arena è un po' rimasta un po' me. Però vediamo, dai. Sono la verità. Vediamo come però come si comporteranno i due Rod, perché sarà curioso vedere. Mamma mia.
Dobbiamo trovare dei soprannomi per descrivere, perché sennò non mi sa chi il ci vero e il falso, dai. Il vero qui dentro! Oh, capisce subito, il falso crolla al suolo. Il falso. Come se... il vero, dai, falso. Il vero falso, dai. Mamma mia. Impostore, come vuoi, insomma. Mamma mia, veramente. Prova qui Rod Fasullo con questo, diciamo, calcione a divincolarsi. Cosa fa adesso? Un pestone su Rod vero e cerca di staccargli la testa. Mamma mia. Sì, il campione hardcore comunque ha tutto da perdere, quindi è chiaro che vorrà mantenere il team hardcore. Però dall'altra parte sono anche Rod vero ha qualcosa da perdere, ovvero l'orgoglio, no? Sì, sì, infatti. Sì, anche perché se Rod Fasullo dovesse batterlo potrebbe dire ma io sono sempre stato quello vero. Sì, cosa è vero. Dire? Oh, riprendi di però. Basta dire vero o falso che mi sto già bambendo il cervello. Il Rod giusto. Tanto qui un calcione da parte del Rod Fasullo che lo aspetta al varco qui. Però dai, il vero Rod il è Rod questo. Il originale qui l'original, bravo, l'original. Poi alla fine è vero, quindi si può dire così, l'original. Oh, spallata qui, mamma mia. E calcione dritto per dritto, lo fa Gat French, il nostro amico gatto francese. Eh sì. Andiamo. Ci provo a trovare qua. A New York in New Jersey. Vado via. Non New York, No. Un'altra, diciamo. Località. Provincia, potremmo dire. Provincia. vabbè, dai, ci può stare qualcosa. Vediamo. Solleva il nome. Ma provincia, però. Vabbè. Sono le palle che ho. Pezzo collo qui. E guardalo, dice. Io tengo i muscoli. I muscoli non ti servono proprio per proteggerti da questo backbreaker. E l'altro Rod gli ha detto: io invece tengo un ginocchio. Vedi tu. Quale proprio. Oh, braccio teso! Lo butta fuori. È un match difficile. Pullata terribile. Mamma mia. Un match molto equilibrato, Davide. Non so se hai notato, sì. Ma mi sembra nessuno dei due abbia intenzione di chiudere subito il match. Sì, infatti. Ma c'è anche difficile comunque per i due atleti. Si sta. Cioè, praticamente stanno affrontando una coppia dell'altro alla fine. Sì. Attenzione! Cioè, ma il match è senza squalifiche, giusto? Prende, sì. Sì. Vero sì, perché. Giusto, è hardcore. Anche noi che testa di capro, eh. Vabbè. È vero. Certo, lo butta all'interno. Rod vero, prende la mazza e lo. No! Niente! Non lo mazzinga! Troppo solo ce l'ha! Lo mazzinga. L'ammazzata lì alla gola. Questo fanno malissimo questi colpi, No, ma che. No! Aia, e ora vuole chiudere con la sua mossa subito. Migliore. Abbiamo troppo telefonata, mi sa. Fraflettiti! Non ci credo, campione. Segno. Vediamo. Sì, vabbè, qui sarebbe il punto di tre. Uno, due, e non c'è il tre, però l'arbitro ha fatto il giro del mondo in 5 secondi. Sì, cioè. Mamma mia, precato dei secondi importantissimi. Cioè, veramente. Tre. Tre secondi da spesi. Da sprecare le spese. Sì, assolutamente. Vediamo qui. Rod vero prende e lo DDT. Infatti, come ben dicevi, giustamente. Ecco qua il, diciamo, lo stile praticamente identico. Sì, ma è la mazza lì, Rod. Non mi sta. Il vero Rod oggi non mi sta piacendo. Cioè, nel senso, l'abbiamo visto lottare un'altra volta, ma. Purtroppo indeciso. Ha ripreso più di una volta la mazza da kendo, ma molto meglio il campione, molto meglio. Sì, vero, veramente. È stato difficile dirlo, no? Cioè, anzi, più che difficile, è strano dirlo. Andiamo qui, gomitata però, di Rod. A ridere a scherzare, è stato il campione. Cioè, lui è il campione perché ha vinto veramente il titolo, non è che cioè, parliamoci chiaro. Attenzione qui, tolto! E comunque lui si chiami, cioè il Rod Fasullo, tanta roba, meno wrestler, meno wrestling da parte dell'original. Oh, però qui è ginocchiata, vediamo il Rod Fasullo cosa si inventa. No, viene mandato all'interno del ring. Oh, ancora prende la mazza da Kendo e dice no, ferma sei babbo, Bam, mi spezza schiena qui con la powerbomb. Sì, il Rod vero è fatto un po' un babbo, Ma la verità. È vero, qui potrebbe chiuderlo.
Reship! Frustata irlandese violentissima. Che impatto terribile. Oh, colpo di nuovo. Palle qui. Langdower! Però Rod si King Kong da quello vero, si grattugia la fronte e dice mo te rompo, mo te cancello. E poi c'è il comeback caratteristico dell'originale, dello sfidante, che viene però mandato all'angolo. Ottima controffensiva, sì, calcione terribile sul cozzone di Rod, che però va solo questa chop. Non fa vediamo sullo carico, lo butta fuori. Mio dio. Che caduta sul fianco qui, Ragazzi, che... Mamma sì, mia. Che performance del campione hardcore, del fasullo, del impostore. Ma siamo sicuri che sia il fasullo, no? Veramente, sta lottando molto meglio l'impostore. Sì, infatti. Oh, colpo alla gola! Super kick! No! E poi... Chimera suplex! Che ho rubato dal repertorio di Shawn Fily, comunque. È vero. Premi cadetti! Non ci credo. Può mantenere il titolo. Non ci credo. Andiamo. Uno, due e tre. Oh, chi ha toccato la... Chi però ha toccato l'arbitro, Forse due o tre quarti proprio in extremis, in zona Cesarini, però. Veramente lì. Per cioè, vincere. Però non mi sta convincendo. Cioè, sinceramente, non mi sta convincendo tanto. Oh, però qui sbaglia. Troppo sulla difensiva, troppi errori. Ma che qui? Cosa fa? Guarda l'ora. Powerbomb. Sì, stava anche cascando. Trovo la verità. Vabbè. L'ha tolto su un po', la bene meglio. Diamo pestone qui. Sì, Rob è quello vero, deve un attimo ripigliarsi tantissimo. Oh, vorrebbe guardare T. Oh, e questa è una. Dai. Non lo so. Uno, due. Infatti solo contro i due. Però almeno ha messo a segno qualche altra mossa. Sì. Almeno quello. Però ragazzi è pur sempre campione, quindi Rod vero un po' di, diciamo, un po' di cattiveria in più. Vediamo. Sguscia via qui il pugnazzo. No. Invece no. Vai ancora con la Remaker. Gliela restituisce qui. Mamma mia. Cioè, probabilmente il vero Rod si sta quasi divertendo a eseguire le stesse mosse del campione hardcore, il fasullo. Eh sì, però intanto il campione hardcore è più avanti sullo sprint. Quindi sì, in effetti. Non stare tanto a divertirmi, Un pestone qui terribile. No, perché a furia di copiare poi alla fine, però, se copi vuol dire che lo fai dopo. Quindi c'è il rischio che però chi lo fa prima ti anticipi. Sì, ma anche perché io attualmente, sinceramente... Così a pelle vedo il campione più avanti del Rob vero, Vediamo qui però, sì, sbaglia. Anch'io. Cosa fa? Oh, remaker di DDT, sì, ragazzi. È una sfida tutta di DDT questa, brava. Incredibile. Uno, due. No. Cioè, magari non è il match più bello ovviamente della serata, però è il match particolare, questo dobbiamo ammettere. Ma il Rob vero sinceramente non sta mettendo a segno manovre così eccelse, Vuole rimanere campione. Vuole rimanere campione. Troppo prevedibile secondo me. Ce l'ha. Ammazza l'esso. Sulla Madonna. Sulla candlestick. Questo è il colpo da capo. Madonna che botta, Vediamo. Uno, due. Non ci credo. Mamma mia. E forse non l'ha beccato proprio in pieno, la mazza, probabilmente. Ma forse in parte si è protetto, si è difeso. Può essere comeback, però. Ma Rod vero sta imbarcando acqua tantissimo, Cioè, non mi aspettavo una prestazione sinceramente così sottotono. O che sta aspettando per fare un colpo gobbo. Ma se va avanti così non lo so, Meteora! Però l'importante è vincere, Ricordatelo, quindi. Quello è vero. Che rollaccio qua, dai. Questo po' da idiota. Vabbè, sai com'è? No! Sollevamento! Che schieramento! Cosa ha fatto? Uno, due, tre! Mamma mia! Prodigio tecnico qui del Rod Fasullo! Che... Super kick! E... Mamma mia, contro la corda! Ragazzi, cioè, veramente... Forse è il match migliore del Fasullo! Cioè, veramente, il Rod Fasullo sta rendendo non carissima di più! Fraflettiti! Macchinoso. Troppo credibile. Atteso un po'. Finalmente Rod fa qualcosa. Dove va Rod? Prendere un oggetto. Ma se non perde tempo. Prendere un oggetto, sì, infatti, cioè perde.
una sedia e la poi... butta lì. Non gli piace, no, la sedia. No, non è piaciuta. Prende qualcos'altro. Ma la sedia era ottima, sinceramente. Martello, non gli piace. Non gli piace. Prende gli oggetti e non cioè non. Tu, ma non ti piacciono gli oggetti? Allora ti prendi queste. Queste non mani. Ti piacciono gli faccio assaggiare. Mani. Vabbè. Manine. Mani. Ecco, sì. Pugnazzi. Però manine che tirano pugnazzi come questo. Sì, però il vero Rod secondo me sta facendo un po' la figura un po' del ciula, Oh, del niente. No. Dai, è un oggetto Rod, usalo. Oh, powerbomb sul martello. Oh mio Dio. Oh, no, oh, quasi no. Sì, sì, ok, Rod, però non è che si schiena. Vabbè, lo cerca di sotto. Bah. Sì, dai, mettere parte, fuori diciamo, dal ring, sta ma però siamo intanto gli ha fatto quello... male. Ho capito che gli ha fatto male, però se l'avesse fatto su ring magari avrebbe vinto. Cioè... No! Ma... No! Strana! Oh, qui... Oh! Colpo... No, colpo nelle palle, bro! E, e poi uppercut! Attenzione, lo lancia contro lo spigolo! Che mal di stomaco, diciamo, dai! Sì, il coglione destro ci ha salutato, diciamo, probabilmente... Oh! Gambato di Rodo, qui... Però devi chiuderlo il campione hardcore, perché sennò belle mosse, però devi anche chiuderlo. Dove lo porta? No, riporto sul ring. Infatti qua sbaglia. Qui veramente si stanno rincoglionendo tutti e due. Beh, non che secondo me non lo so. Oh mio! Sì. Però prendi la ecco, non so, fagli un pile driver sulla. Vabbè, no. Non è facile, Davide, cioè, noi parliamo da qua, fai il pile driver, fai quello, fai quell'altro. Rod però dice però basta. Oh mio! Questo l'avambraccio. E qui vuole chiudere? Un frog splash. Ma è lontanissimo. No, no? Che fare? Ma è lontanissimo qui. In effetti, vediamo! L'ho preso! Un altro assurdo! Uno! Due! E tre! Mamma mia! Che mossa! Ma letteralmente è, diciamo, questa ghigliottina. Anzi, certo, che ghigliottinato di capitato. Devo dire la verità, è stata una mossa così bella che gli do un 6,5. Però davvero, nonostante abbia fatto una performance da 4. Però mossa finale sarà molto bella, ora, dobbiamo dire. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Cioè, non ce l'aspettavamo, dai. Quindi mi lasci sempre fare lo stronzo di turno, grazie. Beh, ma ha vinto qua, non posso dargli un 5 perché cioè 6,5, dai. 6,5, l'altro 7,5. Avrei qualcosa da ridire, ma meglio di no, dai. Vabbè, l'importante è che ha vinto, il vero Rod sì, sia tornato in auge. Appunto a in auge, ecco, appunto, e quello fasullo a casa. Ora forse sarà bruciando nelle cucine del Valhalla probabilmente. Sì. Vabbè. Qualche vulcano. Vabbè, ma niente. Nascosto. Mamma mia. Vabbè, ragazzi. Noi andiamo avanti però con lo show, Davide, Eh sì, vediamo cosa ci. Oh! Sandy McDonough con Victor, con suo marito. What? Vabbè. Ok, cose che in televisione non si possono dire, però. Sì, vabbè. Sì, Sandy dice. Dimmi cosa hai in mente, che mi stai nascondendo, insomma. Ma io qui vedo Beh, ragazzi, Victor, però, c'è un Victor molto dolce comunque, quando vuole. C'ha il fucile carico. Sì. In un certo senso. È vero. Mamma mia. Vabbè, dunque, Sandy McDorian affronta tra poco TAC nel suo rematch che Victor le ha regalato. Completamente regalo di compleanno, penso. Vediamo se adesso. Oh, sì. C'è l'annuncio. Sì, c'è l'annuncio. Mamma mia. Bella roba. Sì, ragazzi. Titolo femminile in palio. Qua. Però che succede, Davide, tra Sandy e Victor? Cioè, Victor sta nascondendo qualcosa. Perché non ne ho la più pallida idea. Interferenza forse di qualcuna, ma non lo so. Victor ha detto andrà tutto bene, no? Stai tranquilla, però sei lì, cioè se avessero qualcosa da nascondere, no, da soli se lo sarebbero detto, però non mi fido.
secondo me invece la parola fidare è giusta, però Victor non si fida di Sally, secondo me. Oddio. Perché li avrebbe dovuto mentire? Vabbè, strano questa cosa, di solito no. Una coppia così unita dovrebbe parlarsi, dovrebbe dire guarda ti aiuto, mando qualcuno. Vabbè. Abbiamo capito, però sai, se ci sono le telecamere non è che puoi farlo. Vabbè, sì, c'è sempre il rischio che tu venga intercettato. No, diciamo che se magari è un piano puoi rischiare che venga sgamato. Sì. Non sì, è sì, magari la decisione più intelligente da fare. Sempre che un piano ci sia, perché può essere solo una nostra impressione, alla fine dei conti. O magari ha detto vediamo come va sto match e poi a Civilization ti proviamo in qualche modo la messa in canna di del titolo se dovessi perdere. Sì, la messa in canna di oggi orfana gli a bordo ring di Lester Barkley, Lester Barkley, diciamo, che attualmente diciamo che ha le mani in pasta con Michael Thompson. Vedremo cosa succederà. Ovviamente i due questa sera non combatteranno in card perché non sono stati disizzati, a meno che strane situazioni all'ultimo, anche se non credo. Non però credo. Vedremo. Abbiamo 16 vedremo match. Penso che non ci sia spazio per altri. Non lo sai mai qui, come va a finire, perché qui succede una cosa, poi ne succede un'altra. È vero. Quindi non ti giurerei tanto. Mi si canta abbastanza anche triste. Non so se la vedi anche te così. Mi si canta di che secondo me non vorrei che, non posso dirti, abbia la testa altrove, Sì, magari anche perché un po' preoccupata, no? Per il fatto che non c'è Lester Barkley al suo bordo ring, quindi. O può essere quello di cui pensa, quello a cui stava alludendo Victor, Che magari, sai, con un avendo la testa piena di mille pensieri, sei più facilmente vulnerabile. Sì, sì. Sicuramente Sally punterà molto a quello alla fine. Vediamo però come si svolgerà questo match, che sarà molto interessante da vedere. Vediamo, si può partire subito. Sì, si parte. Vediamo. Oh, pugno chiuso, altro pugno chiuso. E poi Sally elettrico. Sì. Sì, Tac partirà malissima, problemi alla schiena. Cioè, veramente, Tac inizia già con un bel buco nello scafo, diciamo la verità. Mamma mia, ancora sulla gamba. Beh ragazzi, Sally, ora va bene tutto, però Sally 10 anni fa era campionessa della TWF, cioè regina della TWF, però, quindi guarda però come è intelligente andare a colpire sulle gambe di Tak, che ora prova una timida reazione. Peraltro le due si affrontarono già 10 anni fa, quindi WWF ovviamente erano proprio due personalità diverse. Sally, cioè, mi ricordo la rivalità Davide con John Pranzo, che interferì durante incassò durante il matrimonio di Viktor Orton. Vediamo però John Pranzo sempre sul pezzo, mi dico sì. Cosa di qui. Fa power slam, bello dai. Però qui però ragazzi, cioè Kanadi non la vedo molto concentrata in sto Sì, un po' non lenta rispetto al suo standard, no? Sì, ma è anche palesemente deconcentrata. Secondo me non è proprio presente al 100% in questo match, E questo è un male per un campione, Vabbè, un male abbastanza grosso, direi. Vediamo però se reagisce, dai. Perché comunque può essere magari soltanto l'inizio, poi deve prendere confidenza, può essere. La butta fuori dal ring. Non so se sia stata una buona idea, sinceramente, questa di Kanadi. La rialza, calzone. Sally si è leggermente parata. La prende però per la collottola e cosa fa? E non sta tentando le mosse spericolate che sono, che la caratterizzano, cioè, no? Non capisco cosa voglia fare Kanadi stasera, sinceramente. Cioè, vediamo Sally però la riprende e poi la porta al paletto. Brava, sì, la vuole tamburare. Se la vuole stordire, no? Anche psicologicamente oltre che fisicamente. Sì. Mamma mia. Tanto che posso dire, forse neanche non pervenuta per ora, Vediamo. Attenzione! Però questo neckbreaker. Dai, deve essere più continua. Però guarda Sally, sì. Bravissima Sally, bravissima. Qua diamo a Cesare quel che è di Cesare. Sally sta lottando molto bene. Magari non spettacolare, sì, però è tatticamente perfetto. Anche di una Kanadi che sinceramente non la vedo molto presente in questo match, Lo so, però guarda anche qui.
E questa però la Sally, però sotto il rack addirittura. Mamma mia. Poi la spitascia sulla schiena. Addirittura la spacca a metà. Insomma, Sally sta lottando bene. Ora, vabbè, Tac non starà facendo il match. Non ci credo! Non ci credo! Ma Tac non c'è proprio in sto match. Uno! Due! E non c'è tre! Troppo presto. No. Però se Tac è venuta con questo stato d'animo, era tanto vale che rendeva vacante il titolo a questo punto. Sì, anche perché insomma Stebrati starà guardando, no? E deve anche dimostrare a Stebrati di essere veramente pronta. Cioè, è vero che ha vinto il titolo, però. No, sì! Oh, vediamo! Calcione. Finalmente! Un altro calcione e la butta al suolo! E mezzo il combo! Dai. E mezzo il combo! La va a schienare adesso. Uno! Due! Niente, solo due, però sì, con questa mossa ha vinto il titolo, Davide, ti ricordo. Vabbè, ho capito, però. Sì, ok. Dopo un match di 10 passa minuti. Cioè, dove aveva attaccato altre volte. Vediamo. Quindi. Cosa fa qui? Vuole rischiare. Oh, brava! Stava. Sì, ma si stava ammazzando l'uscita. Va bene, va bene, vai! Torpedo! Mamma mia! Straordinaria! Questa però è l'attack che vogliamo, dai. Ora. Magari sarebbe anche ora. Ma la verità. No, magari rischia. Ecco. Però qui Sally sa sempre dove trovare. Mi ricorda molto Laila. Ma visto anche. No. Sì. Diciamo che Laila è una bella meccanica del ring, Sì. Lo fa qui. Vuole volare. Bello! Flavio Smash! E si casa! Sì. La c'è lo schieramento! Uno! Due! No. Si prosegue, però Tac deve mettere a segno più mosse consecutivamente, Sennò. Sì, anche qui troppo indecisi. Cioè, hai paletto dietro alla schiena, vai a quello che più. Infatti, no, qua è indecisa. Ha visto che Sally si stava rialzando. Ma anche prima hai visto quando ha voluto provare la torpedo di DT, stavo uscendo da ring, si stava quasi ammazzando praticamente. Cioè, non lo so. Vediamo, la solleva qui. Oh, impro di DT. Dai, Tac, la rialza. Sì, Sally qua la conosce ormai e le sta sempre vicina. Se ci fai dal caso, punto di vista psicologico stasera c'è proprio niente. Vediamo qui. Brava, para il colpo. Dai, top kick. Però Sally si mette nell'angolo. Vediamo. Kick sul costato qui. La solleva e niente, jawbreaker. Brava Sally qua. Jawbreaker di Sally. Prova un pugnazzo, invece no, Tac dice di no. Cosa fa? Balla, Flacek! Qui Sally si casa come non mai. Però Tac non ci siamo tantissimo qui. Un altro cattivo. Sì, va un po' a corrente alternata. Sì, vediamo. Goldbreaker! Ma ora deve essere veloce, deve essere veloce. Va bene, però. Vediamo. Sì, però qua Sally si sta rialzando. Sbaglia. No, questo Tac c'è proprio non. Cioè non è Tac, questa è la controfigura. Collisione con l'arbitro qui, mamma mia. Qui secondo me Tac si è spostato all'ultimo, no? Sì, involontario anche. Attenzione, che succede? Ma non c'è l'arbitro. Mamma mia. Diciamo che l'arbitro è stato leggermente poraccio facciato da un braccio teso, Gigino. È una roba. Mamma mia, si rialza adesso l'arbitro. Vediamo se Tac ha ripreso un attimo in no. Niente. Sally veramente. Grazie a un attacco un po' troppo indecisa. Riesce a approfittarne della situazione. Siamo poi sicuri che questa ragazza stia lottando al 100% fisicamente almeno, no? Perché non. È strano vederla in questo. Sì, guarda Sally come la prende in giro. Dai, saliamo sul paletto. No, ci rigiamo attorno. E poi la va a schienare, come dire, dai, tanto vabbè, è finita. Vediamo. Uno, due. No, Sally. Però dai, vabbè, tutto va a prendere in giro in quel modo. Ha sprecato dei minuti troppo. Sì, però memoria anche di un attacco che sembra non esserci in questo match. Vediamo se cosa fa qui. Brava Tac. Brava Tac. La rialza. Solleva e cosa fa? La manda all'angolo. È il momento forse per il suo comeback, ma non riesce. Cosa fa? La manda sull'epron. Oh, non me la vuoi dirti in pa. Non rischiare! Mamma!
Finalmente. Finalmente sì, però non devi perdere tempo, Davide, invece continua. Sì, ma mi sembra stasera, non so se sei presente. Finalmente, mamma mia. Mi sembrava l'ombra di se stessa stasera, cioè veramente. Le redini del match. Diciamo che i match con Sally sono sempre un po' strani, no? Perché comunque anche lei è una mezza meccanica, comunque molto urticante, no? Quindi cosa fa qui? Oh, suplex. Brava Sally, wow. Sì, mamma mia. Bel colpo, questo è un bel colpo. Tac, qui sta imbarcando acqua, Lugo. Si deve svegliare la campionessa. Vediamo, sbuscia via. Bello, finalmente. Un calcione sulla schiena. Spezza braccio. Anche se, vabbè, forse utile fino a un certo punto. Sì, infatti. Spezza braccio, però vabbè. Vediamo. No, e ancora Sally. Tac, riparte tutto, tac. No, addirittura per in basso. Lo sai qual è il problema di Tac di oggi? Non ha la forza muscolare per difendersi. Cioè, ma sembra solo a me o sembra l'ombra di quella che abbiamo visto? Probabilmente ha avuto l'influenza, che ne so, qualcosa del genere, perché non si spiega. Non lo so. Quintato, prova qui, diritti. Mamma mia. Dai, Tac, che su, mosse. Su. Dai. Vediamo cosa si inventa qui. Guarda il paletto. Guarda l'angolo. Dai, è il momento giusto. Eccolo. Per la mezza entrata. No. Vabbè, però. Sì, però qui fa segno una mossa e ne sbaglia 20. Cioè, questo è il problema. Oh, però. Bello. Una sorta di Spanish fly qui, più o meno, potremmo dire. Vediamo. Oh, però, braccio così di Sally. Sally proprio distrugge il momento. Ci chicca. No, grande attack. Vediamo. Accessor. Dai, la solleva. Code breaker. Vai col code break. La fa correre. Super kick. Sbaglia. Sbaglia anche Sally. Però, in seconda battuta, vediamo se va segno. E ancora Sessor. Sì. Però Attack deve tentare il colpo del KO. È un po' difficile Amazing Driver perché deve essere posizionato all'angolo. Quindi, infatti, sta un po' ciurando. Vediamo adesso. No, niente. Sally glielo impedisce. Sì. È proprio qui Tac morbida, si è fatta prendere un po' troppo facilmente. Oh! Sì. No! Ancora! Parato però da parte di Tac. Che ora la va Oh no, calcione alla Mills addirittura qui. Sì. Mentre si è svegliato da un paio di minuti. Ma perché Tac sta lottando un po' di intermittenza, e quello secondo me è il suo problema, È stanchissima. Ci prova! Oh, sì, Amazing Driver. Va segno? Sì, va segno. Va segno! No, che succede? Ma perché le No, vabbè, dai. Thompson, il Gradation Master Party, probabilmente stava guardando il match da qualche televisore lì vicino. Ma no, basta questa storia però, Beh, diciamo che arrivare lì dalla Gorilla Position all'area del catering sono praticamente neanche 10 metri, cioè, quindi praticamente avrà portato lo stesso Thompson qua, perché sì. Come? Gli aveva detto di non farsi vedere, in effetti, Michael Thompson, ti ricordi? Invece l'Ester Black è ancora qua attorno. Beh, sai com'è? Ci lavora. No, probabilmente però probabilmente per dar fastidio a ma poi invece se ma Tac qui c'è pure no, si è distratta qui al paletto, rischia tantissimo. No! Mica io al volo! Vabbè, dai, non ci credo. C'è già che Tac era un po' main sto match. Adesso no, dai. Uno, due, e tre. Sally McDorian attorno che ha preso, ma qua non schifo. Ma dai, ma che carcio fa? Hai capito, no? Beh, d'altronde è Victor che è una sorta di regista, no? Che decide quando inquadrare qualcosa. Avrà detto agli addetti. In serie, secondo me, non aveva bisogno di questo. Diciamo, non lo so, fare un Amazing Driver, Davide. Ma. Sì, vabbè, questa ritorna. Madonna. Cioè, questa campionessa ha due volte. Che cazzarola è? Scusate. L'Oriolo si sta a fare le pipe ai Caraibi, dai. Dai. Sì. Vabbè. Comunque, tre cambi di titoli, In sì. Su tre titoli, tra il match, insomma. Eh sì.
Noi ragazzi ci fermiamo un attimo perché siamo rimasti un po' sconvolti. Torniamo tra poco per la seconda parte di questo preview di Backlash, sempre più interessante. Vedremo le altre match, speriamo che non si concludano così, eh. Quindi mi raccomando, restate con noi.